Purtroppo quest'anno è necessario per il bene di tutti mantenere tutte quelle precauzioni che sono necessarie per far sì che il contagio e questo periodo di chiusura duri il meno possibile. La notte di Halloween si avvicina e la polizia municipale è pronta ad alzare la guardia e a intensificare i controlli, anche alla luce del crescente numero di contagi ad Arezzo. Già dal primo pomeriggio ho predisposto dei servizi che dovranno verificare il mantenimento della distanza sociale e il mantenimento dell'utilizzo delle mascherine in maniera permanente, quindi anche all'aperto, all'interno della cinta muraria c'è l'obbligo dell'uso delle mascherine. Quindi mi rivolgo soprattutto ai giovani che vedono in questa giornata una giornata di divertimento. Quest'anno però purtroppo non può essere utilizzato questo periodo per poter dar sfogo alle abitudini che si avevano negli anni precedenti. Raffica di controlli, non si faranno sconti a nessuno, scatteranno anche le multe se necessario. Sì, in questo momento la sanzione è rimasta invariata, è una sanzione abbastanza pesante che sono 400 euro, dalle 400 a 1000 euro e noi purtroppo si sta verificando anche diverse denunce penali riguardanti la non ottemperanza della quarantena da parte dei positivi. Particolare attenzione della Polizia Municipale poi anche per la ricorrenza del 1 e 2 novembre, Ponte di Ogni Santi, giorni che i cittadini dedicano alla visita dei propri defunti. Nei cimiteri si è già verificato un notevole aumento d'afflusso delle persone, già dalle giornate di mercoledì, giovedì, si è notato che il parcheggio del cimitero è quasi esaurito, quindi anche in questo caso, anche se devo ritenere che gli anziani sono molto preoccupati, quindi non ci sono stati momenti in cui siamo dovuti intervenire. E quindi però chi si deve recare a trovare i propri defunti lo faccia in maniera tale di farlo, uso un termine brutto, in isolamento.